15 anni di reclusione per Paolo Pietro Paolo, questa è la richiesta della Procura di Napoli. L'uomo è responsabile del tentato omicidio della sua ex convivente Carla Cagliazzo, bruciata viva lo scorso marzo. A porte chiuse questa mattina l'udienza, sono stati i PM Raffaello Falcone e Clelia Mancuso a chiedere la condanna sulla scorta di un ragionamento: quel giorno del primo marzo c'è stata una trappola, quindi c'è stata premeditazione. In aula Pietro Paolo non ha battuto Ciglio è parso abbastanza tranquillo, così come ha sostenuto il suo avvocato Gennaro Razzino. L'imputato visto sereno, ehm, aspetta con grande calma, tranquillità e fiducia eh, nel magistrato la sua decisione. Soddisfatto per la richiesta da parte della procura invece l'avvocato Maurizio Zuccaro, legale della parte Lesa. Ai nostri microfoni lo stesso ha poi precisato. La procura è stata molto lineare, la dottoressa Mancuso ha fatto un'ottima requisitoria come sempre. Ha rappresentato quelli che erano le circostanze aggravanti del fatto, quindi sia i motivi abietti e futili, eh, sia la crudeltà nell'aver utilizzato il mezzo, quello incendiario, ma soprattutto della premeditazione. Noi non dimentichiamo che l'agguato che Pietro Paolo ha poi realizzato ai danni di, di Carla Caiazzo è, è soltanto l'epilogo di una serie di atti persecutori posti in essere dall'imputato. Non più tardi di qualche giorno prima è stata violentemente aggredita in auto, lei è dovuta scappare via rifugiarsi dai carabinieri. Quindi. La premeditazione sotto il profilo dell'individuazione dell'aggravante c'è tutta.